Oh, 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 oh c'è una nuova schermata molto, molto particolare. Qualcuno già magari l'aveva vista. Comunque, sì, adesso utilizzerò anche questa per fare videolog perché mi, mi piace particolarmente. Ok, bene. Iniziamo a parlare di, di impresa diretta come al solito. Perché, fotte un cazzo del resto. fotte il cazzo di fare 200 editing simili. Sì, infatti, c ho, c ho sta schermata già impostata appunto. Non, non farò altro. Video fake, prank fake, scherzi fake, la falsità, questi video di qua e de là. Ok, tralasciando che la gente si è dimenticata, probabilmente, che eh, siamo su YouTube. YouTube è una piattaforma, è un social di condivisione che serve principalmente a intrattenere, è come pretendere te, solo reality show e realismo in televisione, nei film e simili. Quindi ragazzi il vero problema è esistono i video fake, esistono i video real, esistono cose del genere. Bene, principalmente a parte uh, eventuali dichiarazioni di uh, youtuber che dicono no io ho questa cosa e lì eh. c'è lo youtuber dietro che dice la bugia, non è insomma il video che è bugiardo in sé. Quei video non servono, ragazzi, a dimostrare quanto è reale una cosa o simili, a meno che non si tratti certo in altri ambiti. Ma si parla semplicemente di intrattenimento. Quindi è inutile dire: eh, mi, mi, mi dai del bugiardo allora io vengo affossato. Assolutamente no. Meglio, dici che il video è falso e quindi vengo affossato. No, perché lo scopo del video non è rappresentare la realtà, ma è semplicemente intrattenere. E la gente questa cosa se la dimentica. Adesso sto vedendo veramente una live di Livi Marcone. YouTube fa cagare Tyler e altra gente poi, vabbè, c'è cioè, cioè in un gruppo in cui si. Sì, sono caderme di, di persone, mini youtuber e eh, gente, insomma, che, che, che parla di, di, di queste cose. E la cosa che più mi fa ridere è che si continuava a dire eh, il video fake, il video fake. Ragazzi. È inutile dire il video fake, il video di qua, il video là. Appena il video viene montato a qualsiasi tipo di montaggio per quanto mi riguarda, il video non può essere più. Considerato naturale, per la semplice ragione che appunto c'è un montaggio, c'è una rimasterizzazione dell'audio in alcuni casi, quindi come si può considerare un video del genere totalmente reale, se passatemi il termine, se è corretto così, insomma, un video reale è un video così, insomma, spontaneo, in cui sembra quasi una live, in cui magari si parla direttamente, non ci sono tagli per coprire le cazzate che hai detto, al massimo tutta... chiudi il video e lo riapri insomma, oh, ro ro roba così non... Insomma, si vede il taglio nel video, si vedono cose. Quindi qualsiasi situazione con un minimo di editing può essere ribaltata totalmente. Basta mettere una frase che dici prima dopo, o il contrario, e cambia il senso di una frase, e cambia il senso di, di qualsiasi cosa è successa. Esempio stupido. Decido di eh, fare un prank per rimorchiare anzi. No, sì, decido di andare in giro a rimorchiare le ragazze in Real. Ok, io magari queste ragazze non le conosco assolutamente. Mi ci organizzo due secondi prima Ovvero la, la fermo per strada e glielo chiedo E facciamo finta che è tutto naturale In questa maniera Ok, in questa maniera Proprio in maniera diretta E con, Che poi viene sistemata in fase di montaggio Voi non potrete mai sapere se quel video è vero oppure no Perché c'è magari una ragazza che accetta C'è una ragazza che non accetta C'è una ragazza a cui io dico di agire in un determinato modo Quindi organizzare questi prank, queste cose, come rimorchiare su WhatsApp e cose del genere, l'80% non serve dire il video è vero o il video è falso cose così. Semplicemente è un video intrattenimento, riesce a intrattenere bene, non intrattiene male. Alla fine ragazzi, è... YouTube è una televisione diretta in modo che tutti hanno modo di trasmettere in qualche maniera filmati, eccetera, ma ricordo ragazzi che ogni cosa che viene editata praticamente non è più live, non è più naturale, non è automaticamente più vera. Esempio, se ora questo video log, ok, questo video log, lasciando che tutto è registrato in diretta, anche tutte le cose qui intorno perché sono registrate con OBS, che è delle schermate che già ho impostato. Eh, ragazzi, quindi, eh, quindi non c'è editing dopo la registrazione, mettiamo che questo video, adesso lui inizia a tagliare, inizia a tagliare le parti e le inizia a mescolare tra loro il video non, non sarebbe più naturale, non sarebbe più reale perché praticamente le cose che vorrei dire vengono distorte, o, o meglio le cose che dico vengono più distorte di quanto già non ci siano fraintendimenti del genere, quindi è corretto parlare di eh, video reali, video fake o simili, a dal momento in cui c'è editing, no, tutto qua. E siccome l'80% dei video su YouTube del genere ha ah, editing, nessun video del genere, a mia opinione, può essere considerato reale. Alla fine tu dici, eh, ma lo scherzo è vero o è finto? Ripeto, ragazzi, una volta che c'è dell'editing all'interno del video, ok, qualsiasi tipo di editing che non è soltanto una presa diretta, per quanto mi riguarda, perde di credibilità a prescindere, ma. Ragazzi è palese, è intrattenimento, non è real life, non è una live in cui sto parlando, non è una presa diretta, non è niente in diretta. Se allora facciamo le cose in diretta è un altro conto, ovvero io registro e trasmetto qualcosa in diretta e poi rimane salvato come uno scherzo o qualcosa. Esempio stupido, esco fuori con gli amici, prendono il telefono, mi fanno il filmato in diretta, live, mentre io vado in giro a dalla gente a caso a mettergli la panna sulla spalla, ok, mi prenderò tanti quei ceffoni se faccio una cosa del genere, però, ok, una cosa del genere è che viene fatta live con gente totalmente a caso, non è, mi posso mettere a organizzarmi con tutti i passanti di quella via, insomma, e i luoghi totalmente a caso, magari anche cambiando, eccetera, con loro che insomma mi seguono con le riprese, e, e viene tutto trasmesso live e poi viene caricato su sulla, qualsiasi piattaforma, che sia Dailymotion, che sia YouTube, che sia Twitch, anche volendo quello che volete. A quel punto la, la, la cosa è reale, ma dal momento in cui c'è un minimo di editing, ovvero eh, ci sono io a casa, ok, e, e di colpo mi vedo io in mezzo alla strada con co, co la panna in mano, e passo in mezzo alla gente e li faccio così, ok, voi non potete sapere se in quel frangente, nel frangente prima, io mi sia organizzato con la persona a cui gli metto la panna, boom, quindi qualsiasi cosa. Non ha assolutamente senso parlare di video fake, video non fake, eccetera. È solo intrattenimento. Il video riesce a intrattenere, ha raggiunto il suo compito. Il video non intrattiene, non ha raggiunto il suo compito. Non riceverà visual, riceverà dislike e quello che volete. Questo video che è stato fatto giusto così, sono 6, 7 minuti più o meno, 8 minuti, che durerà. Giusto per, per farvi capire la cosa. E vorrei sapere se vi piace questa schermata per i video piace da morire con, con i god dietro che, che passano non, non, non lo so sono minchiate bene qui, qui sotto ci sono tutti i social insomma se, se volete mi trovate anche su twitch e niente niente tutto qui era solt soltanto per parlarne più che altro visto che c'è gente che discute su questa cosa tu mi hai fossato perché hai detto che il mio video è fake e hai cercato di dimostrare no ragazzi no è inutile utile attaccarsi su queste minchiate cercare di dimostrare questo perché alla fine ragazzi io vorrei un secondo ok un secondo davvero con voi, aprire YouTube Italia, ok? E io ne stavo parlando anche oggi, in macchina con un amico, perché oggi sono stato a Roma. Ok, abbiamo insieme YouTube Italia. Oh, questo è, è il mio YouTube Italia. Tranquillamente, tendenze: ok, Tormentone Estate, Favij reaction, il video dell'incidente mortale, ok, Scott X-Toon. Fumagagli e il caffè cioè il Sinter, vabbè E altre cose Il vero, vero, e dico vero problema È che la metà di, di questa roba Ok, una buona metà, anzi un bu buon tre quarti Non sono contenuti di Creators originali Mi spiego perché questa cosa può essere molto fraintesa Quindi ragazzi fermi prima di commentare Aspettate, aspettate, aspettate allora, questa cosa che può essere benissimo fraintesa, ma è palese, cosa intende dire? Intende dire che non ci sono persone che fanno contenuti originali, contenuti che siano canzoni. Faccio esempio, eh, YouTube America ha tantissimi artisti che fanno canzoni dedicate a saghe videoludiche, qualcosa, e che scalano le classifiche. Nates Want to Battle, magari, Itanuki Suite. Ci sono proprio band intere che vanno avanti così. Esempio. E questa è una cosa... A parte Scottex, ok, non abbiamo praticamente nessuno che fa animazione e va in tendenza. Punto, l'unica cosa su cui secondo me al momento eh, si continua ad andare avanti è che non siano i videolog stupidi, ho fatto volare la Coca-Cola, ho corso nudo in mezzo alla stanza, insomma qualcosa che porta un po' di originalità dei contenuti unici, ok, sono probabilmente i doppiaggi. E mi spiego, non è che io sono, oddio i doppiaggi mi piacciono a morire, assolutamente no, ma semplicemente abbiamo tantissima gente che si sta cimentando nei doppiaggi. Vediamo Ravetube, abbiamo, eh, eh, come cazzo si chiama, eh, Orion, c'è cioè, comunque tanta gente che sta iniziando a fare doppiaggi, c'è cioè chi eh, suba da un bel po', eh, alcuni prendono dei video americani e li subano proprio per andare a colmare il problema che abbiamo, che apparentemente non abbiamo contenuti originali del genere, eh, tipo quelli di Domix o simili. E cioè, quindi la, la, la qualità ci sarebbe perché se gli americani continuano a, a far roba penso potremmo anche noi senza alcun problema però qui è più facile fare quello che si fa ovvero fare tutti lo stesso video quindi che cosa ho all'interno della mia borsetta eh, quale piattaforma di gioco uso eh, che cosa fare con una Nintendo Switch se ti cade per terra come la, la, lanciare la, la scatola della Brown eh, che, che, che bello è uscito il gioco nuovo Um, oppure non lo so, il detonante per le scarpe e cazzate così. Eh? Questo è la, è la cosa che più che altro conviene a YouTube Italia al momento. Bene, questo è tutto. Spero vi sia piaciuta questa cosa qua intorno. Abbiamo parlato, ab ditemi insomma la vostra. Noi ci vediamo al prossimo video.